Quando prima abbiamo parlato di Pogba e dell'impossibilità di tornare a Pogba, io su Vidal invece ho esattamente il sentore opposto. Io ho, no, non dico ho delle notizie, ho letto che io ho il sentore che Vidal tornerà alla Juventus in questa sessione di mercato. Non so perché non riesco a togliermela dalla testa. Come la vedresti una roba del genere? A me Vidal è un giocatore, è la mezzala più forte che la Juve abbia avuto in questi anni, Eh sì, secondo come, beh, for, come mezzala forse Pogba, secondo me, però Vidal è il secondo. me. Però, no, sai che cos'è? Pogba è più geniale. Vidal è più concreto, più tutto, cioè fa tutte e due, mentre magari Pogba anche era limitato nella fase difensiva, un po' pigro a volte, no? Vidal invece era un martello, cioè tu per 90 minuti. Io ho fatto un'intervista a Pepe e Pepe mi Ho visto. diceva: ha una gamba Vidal, cioè partiva 10 metri dietro di noi e ci superava tutti negli allunghi, facevi la resistenza, quello là, e poi aveva anche dei precedenti non proprio belli legati anche a quella della sua vita Come ha extracalcistica. detto Chiellini nel libro. Esatto, ma riusciva comunque in allenamento, in campo a rendere. Poi è sparito un pochettino alla finale di Berlino, ancora sta roba, ancora, anche io non me la spiego Ma secondo tanto. me è tanto il ruolo. Cioè, lui tutte le volte che ha giocato in quella posizione faceva fatica proprio perché non era il suo ruolo. Però dovesse tornare Vidal quest'anno nella Juve, come la vedresti? Cioè, è un colpo di Io mercato? penso titolare tranquillo, Secondo ovunque te è titolare inamovibile? Bentancur, Vidal, Ramsey, sei a posto. Dici Cioè, che è un bel centrocampo. l'unica cosa io che di Vidal, cioè almeno io ne ho sentite veramente tante su di lui, su questioni extracalcistiche, secondo me la Juve non vuole avere a che fare per quel Anche motivo, secondo non me. per le caratteristiche, perché cioè, ha fatto delle caccate una dietro l'altra, le ha raccontate anche Laura Barriale su un paio quando stava lei a GTV. Viveva sopra in via Roma a Torino, sopra il negozio di Louis Vuitton. Questo matto ha preso una bandiera del Cile, lui stava nell'attico, cioè 4-5 piani, ha preso una bandiera grande 4-5 piani e ha coperto l'insegna di Louis Vuitton. No, non ci credo. Sì, ha chiamato Louis Vuitton alla Juventus e ha detto: oh, ma guardate, c'è il vostro giocatore che sta andando di matto, ha messo una bandiera, l'ha coperta completamente. La cosa che ha combinato, va in Cile, parte da Torino e lascia il cane legato all'ingresso dell'aeroporto. Come lascia il cane legato all'ingresso da Il Roma? cane legato là proprio, così, ta-ta, tipo che stesse andando così a comprare le E sigarette. invece va in Cile! È andato in Ma Cile! Ha come? fatto il tipo dell'aeroporto e gli hanno detto: oh, per riprendere di sto cane che è di Vidal, l'ha appoggiato là, gli stai andando acqua e viveri, però non va bene, non va assolutamente bene, ma ne ha combinato Ma così scusa, ma tanto. come pensava che questo cane potesse sopravvivere e avere una vita serena? Cioè, non gliene fregavo. Non gliene fregava una mazza, probabilmente. Cioè, ha detto: il cane, tanto ci sarà qualcuno, o che se lo prendo che gli dà da mangiare, se è là me lo riprendo. Cioè, proprio così. Non ho veramente parole per questa cosa, mi fa molto ridere. Però io ricordo che quest'estate, sì, va bene, quest'estate, quest'inverno, intorno a Natale, feci il video perché si parlava tanto di Vidal all'Inter, Vidal alla Juve, dicendo: io Vidal lo prenderei a gennaio, intanto perché lo tolgo all'Inter. E Assolutamente. questo è già tanto, è già tantissimo, ma mica perché mi sta sul cazzo che ce l'abbia l'Inter, ma perché è un giocatore molto forte. Che all'interno del centrocampo dell'Inter andrebbe a dargli una mano e rischiamo di perderci lo scudetto. E perché in questo momento la Juventus, con il problema gravissimo al centrocampo, come dici te, sarebbe titolare e probabilmente sarebbe, se non il primo, o forse il primo, più forte a livello di centrocampo che è nella Juve. No, Però è veramente. a gennaio avrei fatto questo. Potrebbe servito tanto. Ora, lascia stare che abbiamo la fortuna praticamente che questa interruzione qua ci rimette un pochettino in sesto alcuni giocatori che avevamo perso durante la stagione, tra cui ti dico Chiellini, Demiral, magari anche Khedira. Ok, e può tornarti utile. Il miglior Khedira, se gioca alla Juve, a mio parere, giocherebbe tanto titolare, tante partite le farebbe da titolare se tornasse il miglior Khedira. No, ovviamente non ci spero, come hai detto tu per Douglas, sono assi dalla manica che devono saltare fuori, però no, come Vidal assolutamente, cioè, le sue qualità sono indiscutibili. Io ho delle perplessità che dopo che mi hanno raccontato sta roba, che dopo che Marotta ha detto parole testuali a quanto pare che non lo voleva mai più rivedere. Ora Marotta è all'Inter e magari Conte, sai, pressa perché Eriksen non lo ha convinto e dice: oh, prendimi Vidal, me ne frega un cazzo di quello che fa Sarebbe fuori stato dal molto più efficace Vidal che Eriksen, secondo me, all'Inter. assolutamente sì, per il gioco dell'Inter assolutamente. E
E quindi secondo me per tutto quello casino che ha fatto qua è difficile che la Juve vada a riprendersi uno così. Perché poi la Juve è una cosa, ti perdona le performance non troppo belle e ti dà un'altra possibilità, non ti perdona gli atteggiamenti extracalcistici.